niente. Non è riuscito di trovarlo, ma non credo proprio che sia il caso di allarmarsi, Patrizio. Forse è dal procuratore. Oh, era ora. C'è Patrizia al telefono. Dille che non mi secchi. Ma che cos'hai, David? Dove sei stato? Sì, sì, sto ascoltando. Ma perché fa così ogni volta che ci sono i miei? L'ho cercato dappertutto, anche in quell'orribile bar, sì, quello di fronte a voi. Ma come hai pensato che fosse lì? Lo sai che non beve? Oggi ha lavorato molto. Se ne sarà dimenticato. C'è il suo paparino, è il caro giudice, no? Che cosa vuole da me? È entrato qualcuno? C'è qualcuno lì con te? Senti, Patrizia, non sono affari miei. Ma non credi che David avrebbe preferito passare l'anniversario del vostro matrimonio con te sola? Sì, lo so com'è. David non ha simpatia per papà. Ma dopo tutto è una volta all'anno. Sì. Oltre ai compleanni, agli onomastici, a Natale, a Pasqua e a tutte le feste nazionali. Comunque, non so cosa ci si possa fare. Beh, se è ubriaco, puoi anche dirgli di non ritornare a casa. Almeno fino a quando ci sono i miei. Ho qui anche i bambini. Sono stati così cari e allegri questa sera. Scusami, Miles. Imperdonabile, imperdonabile! Non so come tu glielo permetta. Papà, ti prego, torno subito. Sei uno scellerato. Sono stufo. Lo sai che vuol dire? No, immagino, tu non sei sposato. E se dovessi sposarti, sono certo che ti prenderesti un'orfana. Ma non dire sciocchezze, David, lo sai quanto mi è cara Patrizia. E tu sai quanto è cara a me. E allora? Non posso continuare se non bevo. Bevi? Ma dimmi perché agisci così. Ne ho abbastanza. 5 anni. 5 anni sono anche troppi. Ma oggi cos'è successo? Dove sei stato in tutte queste ore? Giù al porto. Al porto? Oh, non dove credi tu. Ci sono anche delle zone rispettabili. Sono stato da un antiquario. Sì? Ero animato da ottime intenzioni. Su, avanti, racconta. Volevo prendere un regalo per Patrizia. Me lo aveva indicato lei. Una console antica. Che cos'è una console? È un mobiletto da salotto sul quale si appoggia un po' di tutto. Ah, oh, ma tu prendi tutto questo troppo seriamente. Desidero che mi si lasci in pace. Con i miei bambini, mia moglie, la mia casa. E glielo dirò che non voglio più vederlo. Che non voglio più vedere il suo macchinone nel mio giardino né la sua pancia sui miei divani. Sì, ma cosa c'entra la console? Beh, sembra una stupidaggine, è invece la causa di tutto. Sono andato dall'antiquario. Niente console. L'onorevole Calvin Blackwell, anzi il molto onorevole Calvin, l'ha comprata stamane per regalarla alla figlia in una solenne ricorrenza. Beh, si vede che ne aveva parlato anche a lui. Come accade sempre. Se io non le procuro qualcosa, ci pensa papà. Dove te ne vai? Devo andare alla stazione, arriva quel testimone per domani. Vieni anche tu? No. Beh, allora sai cosa devi fare? Sempre se non vai a casa? Non ne ho alcuna intenzione. Cerca di ubriacarti sul serio. E trovati una ragazza alla quale racconterai i tuoi dispiaceri. Dicono che sia un ottimo sistema. Le racconterò quanto detesto mio suocero. Sì, farò così. Bene, ma sii a posto per domattina. È un'occasione che non puoi perdere. C'è il processo Denin, lo sai che il procuratore conta su di te. E io sono il suo cocco, vero? Perché non me l'hai ricordato? E chi mi ha trovato il posto alla procura generale? Chi mi ha messo qui? Beh, chiudi quando te ne vai, eh? Ma sì. Scusate, è permesso?
E ringrazio di avermi attesa, signor Scott. Non speravo quando vi ho telefonato. Non sono rimasto per voi. Lavorate sempre fino a tardi? Del resto neanche la delinquenza ha un orario, vero? Non mi offrite da sedere? Prego. A dire il vero troverei anch'io più comodo che ne avesse uno preciso. Si tratta di mia zia Vera Edwards, che immagino anche voi conosciate. È molto nota da queste parti. Ma io vi sto disturbando, no? Sì, è evidente. Oh no, fate pure, vi prego. A quest'ora uno ha pure diritto di bere qualche cosa. Non vi pare? Oh, ma sono ubriaco. È molto, grazie. Ma perché non aprite? Si soffoca qui dentro. Non mi dà fastidio. Volete che ripassi? È che io ho poca fortuna con la polizia. È così, anche 10 giorni fa, quando vi telefonai per quei primi sospetti che la zia potesse essere minacciata. Ma questa non è la polizia. Lo so, e volevo appunto dirvi che ci sono delle ragioni per cui deve evitare di rivolgermi alla polizia. Mia zia è un'eccentrica e le uniformi la turbano. Ma, signor Scott, è proprio che volete bere o è solo che volete farmi capire che tutto questo non vi interessa? Come vi chiamate? Thelma Jordan, nipote di Miss Edwards. Beh, nipote di Miss Edwards, io non sono il signor Scott e potete risparmiarvi il fiato. Oh! Comunque, se posso esservi di qualche aiuto, siete una signora e carina anche. E sono ben disposto verso chi è nei guai. Io aiuterò voi e voi me. Mi sono spiegato? No, non direi. E ora vogliate scusarmi. Aspettate. Un'altra volta spero che potrò rivolgermi al signor Scott in persona. Scusate se vi ho disturbato. Oh, nessun disturbo. Stavo appunto uscendo per andare in cerca di una ragazza. Ho un gran bisogno di confidarmi. Auguri. Grazie. No, un momento. Non ve ne andate. Conosco vostra zia. Quando ero piccolo rubavo la frutta nel suo giardino. E anzi, una volta mi picchiò con un frustino. Ho ancora i segni sulle gambe. Non mi sono più andati via. Ma ho notato che voi non avete avuto esperienze del genere. Non mi è mai piaciuta la frutta. Nemmai mi sono piaciuti, per vostra regola, i complimenti di cattivo gusto. Buonanotte. No, ma io volevo solo scherzare, sentite. Io sono al servizio del pubblico e ho il dovere di ascoltarvi. Voi ascoltate i miei guai e io ascolterò i vostri. Aspettate! Lasciate che vi faccia le mie scuse. Posso aiutarvi? Questa è buona. Vengo qui per denunciare un tentativo di furto e ci ricavo una multa. E non solo trovo un ubriacone al posto del giudice istruttore, ma... E le altre automobili, allora? Quella è la mia. Beh, muovetele, fatemi uscire di qui. Signorina, vi assicuro che sono un cittadino rispettabile. Ma se volete, ho anch'io le mie seccature. Mi chiamo David Marshall. Ho 35 anni e sono aiuto giudice istruttore. Beh? Beh, non sono un ubriaco qualsiasi. Vedete questa testa qui sotto? È destinata a un brillante avvenire. Ma che cosa volete da me? Voglio offrirvi da bere. Sono innocuo e abbandonato. La cosa è molto commovente, ma... Grazie, non è possibile. Non vi interessano gli uomini con un avvenire? Ho il mio a cui pensare. Almeno lasciate che aggiusti quella faccenda della multa. Ah, è possibile? Siete molto gentile. Visto che vuol dire conoscere delle persone influenti. Credo che ora dovrò accettare quel vostro invito. Beh, prendiamo la mia macchina. Venite qui, ma a condizione che guidi io.
Se insistete. Ai vostri ordini. E ricordatevi che non sono la ragazza... Non so... No. La ragazza che cercavate. Come mai possibile se non ho fatto altro che bere caffè? Ah, lo dite voi, ogni volta che vi alzavate per mettere un disco, ecco cosa usciva fuori. Avanti, coraggio, è ora di chiudere. Ci siete caduti, eh? Ah, eccola lì. Un altro ballo. No, no, David, è troppo tardi. Non è stupenda? È il mio grande amore. E da quanto dura? Da 3 ore. È il 3° anniversario e voglio comprarti un regalo. Il conto è già pagato, andiamo. Volete prendermi la macchina? Prima deve finire la musica. Non bisogna sprecare la musica. Niente che sia bello deve andare sprecato, vero? Dal momento in cui ti ho visto entrare... Lo so, ma... Niente ma se come, quindi è la onde per cui... In via pregiudiziale, io ti voglio bene. Ma te l'ho già detto, vero? Ma certo, la musica è finita ora. E allora andiamocene di qui. Grazie. Oh, niente. Non vorrei avere la sua testa domattina. Potete provarla anche subito, se volete. David, David! Thelma, mio grande amore. Thelma dagli occhi castani. Non ricominciamo, per carità. E non posso dirti che ti amo? Me l'avete già detto, su, scendete. Ma ti devo dire tutto di me. Un'altra volta. Avanti, signor Marshall. Ma non mi chiamavi David prima? Alle volte siete David e altre il signor Marshall. E ora chi sono? Il signor Marshall o David? Non lo so. E non voglio saperlo. No, è perché? Hai paura, forse? Forse sono la ragazza che cercavi. Una di quelle di cui si ha bisogno in una serata di sbornia. O quella che ho cercato per tutta la vita. Una vita intera, e adesso? Oh, via, è troppo facile parlare della vita a quest'ora, troppo facile. Domani mattina sarà tutto quanto finito. Non ve ne ricorderete neanche una parola. Avanti, scendete. Mi avete fatto passare la sbronza. Bene, meglio così. Potrete tornarvene a casa da chi vi aspetta. Buonanotte. E se vi dicessi che non mi aspetta nessuno? Non vi crederei. Arrivederci.
Come hai potuto fare una cosa simile? Tu sei imperdonabile. Sono contento di non averti preso con la console. È orribile. Non cercare di cambiare discorso. Dove sei stato? David. Oh. Non sono scesa per paura di un'altra multa, sono diventata prudente. Già, e vedo anche che siete ben protetta oggi. Siete venuta a vedere Scott. E voi? Volevo essere sicura che foste arrivata a casa. Non c'è un dio degli ubriachi, forse? Che ha detto Scott dei vostri sospetti? Invierà un agente in borghese, ha promesso di non allarmare la zia. Visto che si tratta dei suoi gioielli, non sarebbe meglio avvertirla? No, non è possibile. Non vi ricordate cosa vi ho detto ieri sera? Oh, beh, non vi piaccio più alla luce del giorno, eh? Io non l'ho detto. No, ma avevo indovinato, siete sposato. E con questo? Niente, ma vedo che vi imbarazzo. Del resto è molto giusto, no? Ieri sera mi sono lasciato un po' andare. Vogliate scusarmi? Senz'altro. Beh, adesso devo lasciarvi. Arrivederci. Se mi dai la macchina. Verso le 8, direi. Partendo presto sarà più comodo per i bambini. Sta arrivando David, papà. Ti richiamerò. C'è qualcosa che non va? Bel modo di ricevermi, anche se hai minacciato spesso di andartene. Credi che io voglia lasciarti? Siamo in collera e tu fai le valigie. Che altro devo pensare? Sentiamo. Devi pensare solo che ti voglio bene. Oh, David, caro. Non farmi prendere simili spaventi. E dove vai allora? Dove andiamo, dirai? Dal primo giugno al primo settembre, lo sai? Al mare? Ma non è mica il primo giugno. No, ma la signora Perkins ci dà la casa una settimana prima quest'anno. Che gentile, vero? Perché non ti cambi, caro? Fa caldo stasera, io ho detto a Esther di preparare fuori sul terrazzo. Patrizia, facciamo a meno del mare quest'anno. E perché? Oh, è una tale noia. Le scottature, i bambini che vanno sempre in acqua. E poi io che devo venire giù ogni settimana. A sentirti si direbbe che hai paura a restare qui solo. Perché non vieni giù ogni sera? Lo farei se non fosse tanto lontano. Perché sai, non mi piace questa casa senza di te. Oh, David, non potevi dirmi una cosa più gentile. Ma dovrai rassegnarti. I bambini hanno bisogno del mare e dobbiamo pensare soprattutto a loro, no? Devo chiamare qualcun altro prima di andarmene? Come chiamare? Al telefono. Per la riunione di domani. Stasera esco con una compagnia d'amici. Se volete venire.
Non vi va? Bene. Non dimenticatevi gli incarichi che vi ha affidato vostra moglie. Li ho appuntati sul vostro block notice. Dovete avvertire che non portino più il latte e comprarvi un nuovo costume da bagno. Prendere una palla per Tommy e ricordatevi dei dissetanti. Pensa proprio a tutto. Ah, telefonate al 2409. Questo però non è un messaggio di vostra moglie. È un appunto che ho trovato al centralino. Beh, bisogna che vada, se no farò tardi. Buonanotte e grazie, Dolly. La nostra frutta non è trattata o colorata artificialmente, ma passa direttamente al consumo e viene spedita in graziosi cestini cinesi e messicani e nelle ormai tradizionali scatole californiane. C'è al telefono il signor Thompson, quel poliziotto. Grazie. Scusa un momento, zia. Chi è che vuole Thelma? Dov'è il mio cognac, Sidney? Dottorio, no, io voglio avere il mio cognac. Pronto, signor Thompson? No, deve esserci un errore. Qui parla David Marshall. Oh. Oh, siete voi. Avevo proprio bisogno che mi chiamaste. Ho avuto una giornata orrenda. Mi sento abbandonata. Ho i nervi, la zia non sta bene. E poi, non so, tutto mi sembra un po' vuoto dopo quella certa sera. No, no. No, qui è impossibile, David. Se volete, verrò a incontrarvi giù nella strada, tra un quarto d'ora. Sì, d'accordo. Grazie molte, signor Thompson. Durante l'estate andai per 2 mesi a Lake Placid. È un luogo veramente meraviglioso. Là mi impiegai in un albergo come hostess. Intrattenevo gli ospiti. Cioè? Tennis, equitazione, bridge. Io sono di molta compagnia. E se voglio riesco simpatica a tutti. Se il bere che vi mette di questo umore è meglio che smettiate. No, no. Mi avete chiesto del mio passato e quindi dovete conoscerla, la elegante e raffinata Miss Jordan, nota dovunque durante la stagione. Lake Placid, Virginia Beach, Saratoga, famosa per le sue iniziative. E quanti successi, veri trionfi. Dama di compagnia di vecchie titelle denarose, signori con la gotta. Io ho solo qualche reumatismo, ma riesco a ballare. Ah, David, sapeste come sono stanca di questa mia vita inutile? Stanca da morirne ormai. Comunque non è una ragione perché annoia anche voi. Allora parliamo? Vogliamo bere qualcosa al bar? Certo. Sarà per un'altra volta. Cameriere? Sì, signore. Il conto presto. Si può uscire di là? Se avete fretta. Tenete il resto. Grazie. Una serata deliziosa. Proprio lì dovevamo capitare. Chi c'era? Nostra moglie? No, è fuori. Per qualche giorno o per l'intera stagione? Scusate. Comunque possiamo sempre fare 2 passi qui attorno. Thelma, non mi importa più di niente, ma devo vedervi spesso. Domani? No, domani è venerdì e non posso. Ti chiamerò lunedì. Sì, ma non dite più che siete il signor Thompson. E chi è? Quell'agente inviato da Scott. Mi ha consigliato di tenere in casa Sidney, quale protezione. Una bella protezione. Beh, vediamo, potreste essere il signor Smith o il signor Brown.
Oppure Sherlock Holmes. Ma io lo faccio per voi. Lo so. Buonanotte, Sherlock Holmes. Lo sai che non mi hai dato un bacio stasera? Sì, lo so. Hai fatto paura. Non ne avevo l'intenzione. E non è che volessi spiarti. Che cosa fai qui? Non preoccuparti. Non sono stato su. Ho telefonato, eri fuori. E allora ho deciso di aspettarti. Chi era quello? Vado a fermare il cane. Aspettami qui. Certo. Io so aspettare. Spesso una donna all'inizio è soltanto carina e dopo qualche settimana è stupenda. Alle volte succede anche il contrario. Non con te. Beh, ora sai tutta la mia storia. Comunque sei tu che hai torto e non lei. Avresti dovuto dirglielo. Ma si può dire a una moglie non lasciarmi solo perché mi sto innamorando di un'altra? Se è vero, si deve dirlo. È vero. Me lo dicesti anche quella prima sera. C'è una differenza. Che ora sono ubriaco e allora no. Nessuno è ancora venuto a darci fastidio stasera, è un bel caso. Non andrò da mia moglie questa settimana. Non ne posso più di questa corvée. Anche per me è un tormento, sai, è terribile doversi vedere sempre con tutti questi sotterfugi. Non sono davvero fortunata. Speravo che avrei potuto vivere in pace qui da mia zia. Avevo già sofferto abbastanza in passato. E invece eccomi qua, istupidita come un adolescente per un uomo col quale non posso neanche uscire assieme la sera. Che ti dicevo? Andiamo, ci cacciano anche da qui. Istupidita non vuol dire che mi ami. Io so solo che penso a te giorno e notte. E desidero solamente che tu mi guardi come mi guardi adesso. Mentre invece dovrei dirti, non vediamoci più, David. Ma non ne ho il coraggio e so che non lo avrò mai. È un discorso che dovrei farti io. Lo credi tu? Sono sposata anch'io. Non credo di aver capito. Sì, è così. Sono sposata. Sarei curioso di saperne qualcosa di più. Un matrimonio come tanti altri. Lui si chiama Tony. Il cognome non ha importanza. Lo conobbi un anno fa a un tavolo di roulette. Lo ami ancora? Sono cose assai difficili da spiegare. Rammenti che ti ho detto che volevo fare l'attrice. Beh, facevo un po' parte di quell'atmosfera. La gente che ti guarda in un certo modo quando passi. Tavolo riservato nei locali di lusso. Smoking e gran toilette da sera. E porta sigarette d'oro.
Ottima occasione per sposarsi. Un portasigarette d'oro. Lo so, è stupido. Non pretendo che tu lo capisca. Tutto di grande effetto. Sino che viene il momento in cui uno apre quel portasigarette e ci trova scritto dentro a Tony da pupo, fifì o simili. E poi lo incontro in giro, Tony. Con pupo, fifì. E quanto sei rimasta con lui? È rimasto con me fino a che ho avuto soldi. E dov'è adesso? Non me ne importa niente, grazie a te. Lo trovi dove ci sono tavoli da gioco e belle donne. Lo hai visto di recente? No, e non voglio rivederlo. O prima o dopo riuscirò a liberarmi di lui. Ma non devi essere in collera con me, David. Cerca di comprendermi. Devi dirlo diversamente. Devi dire che non pensi più a lui da quando mi conosci. Te l'ho già detto. Dillo ancora. Non penso più a lui da quando ti conosco. Dobbiamo andare in qualche posto insieme. Puoi farlo? Ma com'è possibile? Venerdì. Dirò che devo andare al nord per una pratica d'ufficio. Prenderemo il treno della sera. Ma ci vedranno? Beh, dirò che prendo il treno e invece andremo con la tua macchina. Casa Edwards. C'è la signorina Jordan? Ditela che è il signor Smith. Sì, signore. Un momento.
Sì. Beh, io lo sto aspettando. Hai cambiato idea? Oh, grazie a Dio, hai telefonato. È successa una cosa terribile. No, 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 non perdere tempo. Devi venire subito qui. Vengo ad aspettarti giù in strada. Cosa c'è? David! Ho capito. Si è fatto vivo Tony. No. Come ti è venuta questa idea? Se non è Tony, di che si tratta? Hai pensato subito a lui. E anch'io. Si tratta della zia. Non so come dirtelo. Non ci posso credere, David. Su, parla, avanti. Cos'è successo? È morta. Cosa? Sì, David. Stavo per uscire quando ho sentito il colpo. È nella biblioteca. E la cassaforte è aperta. Cosa hanno rubato? Una collana di smeraldi. Ne aveva una meravigliosa. E hai pensato che possa essere stato Tony? Chissà, forse trovandosi in condizioni disperate. Non lo so. Ho paura. Non andarci, David. Perché? Tu non sai perché sono così spaventata. È che una volta ho scritto una lettera a Tony. E gli dicevo che la zia era ricca, aveva molti gioielli. Ma non vuol dire niente. Niente, non è vero, David? Dimmi che non vuol dire niente. Non lo so se non vuole dire niente. Non conosco Tony. E forse non conosco neanche te. Avrei dovuto aspettarmelo. Scusami, cara. Capisco ciò che provi. Ma vedi, sei stato Tony. Sospetteranno anche di me e di ogni nostro incontro, di ogni nostra telefonata. Siamo stati prudenti. Vedrai che nessuno penserà a te. E che cosa devo fare adesso? Ciò che dovevi fare subito, urlare e chiamare la polizia. Dov'è Sidney? Nel villino della servitù. Sapeva che partivi? No. Ma che stai aspettando? Speravo che tu dicessi di fare qualcos'altro. E che altro vorresti fare? Non avrai cambiato niente là dentro. Qualcosa. Che hai fatto? Ho cancellato tutte le impronte. Che cosa? Non sapevo ciò che facevo e temevo che potessero essere di Tony, capisci? E hai cancellato anche le due? Lo so che non dovevo farlo. E da dove le hai cancellate? Sentiamo. Dalla finestra, da dove è entrato, dalla cassaforte. Ma in questi casi i ladri portano dei guanti. Com'è che non ci hai pensato? Quando ci ho pensato era troppo tardi. E così avrà tutta l'aria di una cosa combinata in famiglia. Te ne rendi conto? Oh, sì, lo so, è terribile. L'hai toccata? No. In che posizione sta? Con la faccia all'ingiù. Ma se non l'hai girata, come sai che è morta? Ho visto che non respirava. Devi rimettere tutto come prima. Come prima? Le tue impronte sulla cassaforte, dove hai cercato i gioielli, sul corpo. Oh, no, non posso. Non posso tornare là dentro. Non voglio rivederla. Anche se non l'amavo. E fa troppa pena. Verrò con te. No. No, non devi correre questo rischio. Ci andrò io. A commettere degli altri sbagli? No, va ad aspettarmi all'altro ingresso. Poi entreremo insieme. Se tu dovessi trovarti immischiato... Non ci pensare. Sei sicura che Sidney non si sia mosso? A quest'ora sarebbe già qui. Come mai non c'è luce? L'ho spenta io quando sono uscita. Ed era accesa prima? No. Strano che l'assassino abbia pensato a spegnere, ne sei certa? No, non proprio certa. Beh, lascia spento. Ma rimetti comunque le tue impronte sull'interruttore. Avanti. No! I colpi ci sono tutti. È sua? Non gliel'avevo mai vista. Mettila giù. E ora gira il cadavere. David! Ma non sarebbe stato forse questo il tuo primo istinto? Zia Vera, zia Vera! Su, girala! Avanti!
L'agente di Scott sapeva che la cassaforte era qui? Sì. Ma aveste altri allarmi, no? Sì, un paio di volte dall'abbaiare del cane capimmo che ci doveva essere qualcuno in giardino. E il cane dov'è ora? L'ho mandato dal veterinario. Non avevi mai pensato a Tony prima? No, ma... Ma a che cosa? Ma quando ho visto che mancavano gli smeraldi, mi sono ricordata di quella lettera. Su, le impronte sulla cassaforte. Avanti, è un gesto naturale, no? C'è ancora qualcosa? Sì, sembrano delle carte. Il testamento potrebbe essere. Chi è il suo erede? Forse sei diventata ricca. Oh no, David. No, non è possibile. Si mette male per te se è così. Mi sospetterebbero. Ma io credo che te l'avrebbe detto. Sì, e poi non avrebbe... Aspetta una decina di minuti. Poi urla e corri a chiamare Sidney. David, chissà quando potremo rivederci. Accendi la luce nell'ingresso e levati il cappotto. Cosa c'è? Le avevo lasciato un biglietto nella sua camera, sul comodino. Vado a riprendere. E questa cosa fa qui? Ah, sì, l'avevo con me quando... Riportala su in camera. Si vede l'alloggio di Sidney di lassù? Sì. È tutto buio. Non l'avevo sentito. Rispondi. No. Avanti. No, no, la signorina stacca il telefono di notte. Sì, certo, dottore, posso andare a vedere. Vi chiamerò. Sta venendo qui. Quando ti ho chiamato, sei sicura che Sidney non fosse al telefono? Non perdiamo tempo. Ha acceso la luce. Una cosa terribile hai detto. È sufficiente che abbia udito questa frase. Ma com'è che non ci hai pensato? Non lo so, presto. Ho chiamato due volte e la prima hai risposto così. Ti prego, vattene. Da che parte verrà? Non lo so. Va alla finestra e tocca il davanzale. David, la finestra è stata forzata. Entrando, hai chiuso la porta? No! Io uscirò dall'altra parte. Sì. La matita. L'avevi tu? Adesso si è affidato a Scott. Nel frattempo tu non sai niente. David, ma ci sono le mie impronte. E se dico di non saper niente? Troppo tardi. Torna a letto e fingi di dormire. Su, va. Thank you.
signorina! Rispondo io. Pronto? Ah, sei tu, Miles. Oh, ma David non sta bene ed è per questo che non è partito ieri sera. Non puoi lasciarlo in pace un giorno. Ma sta dormendo sulla spiaggia, ti chiamerà lui poi. Dammi qua. Voglio sperare che non gli dirai di sì anche questa volta. Dimmi, Miles. Ma tu i giornali non li guardi? C'è su tutti. Vera Edwards? Vagamente. Ma non mi sembra sia roba per me. Un valore di $200,000 in smeraldi. È un testamento in data molto recente. Va bene. Allora qual è l'indirizzo? Sì. Ma ci vorrà almeno un paio d'ore. Sì, ciao. Lo dice papà che tu non mi vuoi più bene. Se lo dice papà. Perché mi tratti così, David? In questi ultimi tempi, poi, è come se non esistessi più per te. Riesco ad averti qui per un giorno e... Ma è una questione di lavoro. Potevi dirglielo che sei indisposto. Ora sto meglio. Ah, lo vedo. E ho l'impressione che tu non stessi aspettando che una scusa. Ah, hai visite. Buon divertimento. Oh, scusami, David. Gli ho detto di venire perché tu non ci saresti stato. E quando ti ho trovato qui stamane... Oh, tanto a che serve? Ma così tutto si aggiusta, non ti pare? Io me ne vado e tu puoi lamentarti col paparino. Non ne vale la pena oramai. Oh, lo immagino. Ma allora di che parlate? Non di te, certo. Lo sa già quanto sei lontano da me, preoccupato, ogni giorno più indifferente. E se non fosse che ti voglio così bene, direi che... Ma... Che cosa? Direi come dice papà, che mi nascondi qualcosa. Ma tu un po' di coraggio non ce l'hai, eh? Papà dice, papà pensa. Te lo posso dire anch'io. C'è un'altra donna, vero? Sì. La conosci da molto? Non voglio parlarne. E la vuoi sposare? Su, puoi dirlo liberamente, non sono più una bambina. Avanti. No, tu sei sempre la piccola Patrizia in fondo. Lo so che per te non valgo di più. Dimmi, la vuoi sposare? Sono sposato a te, ai bambini, agli anni. Non hai risposto alla mia domanda. Non si divorzia da una bambina. Non è questo che mi interessa. Oh, David. Sì, padre. Ti voglio ancora bene. E allora perché? Non lo so, c'è una gran confusione in me. Patrizia, non vieni a salutarmi. Oh, David, non lasciarmi, ti voglio tanto bene. Scott mi aspetta. Stasera? Non so, vedrò. Sembra un uomo piuttosto alto. Beh, di che me ne preparino subito i calchi. Bene. Che avete trovato? Alto sul 1,81 m, peso fra i 75 e gli 80.
Piede 42 e mezzo. Continuate, signorina. Non saprei che altro dirvi. Quando mi trovai in difficoltà, pensai subito a mia zia. Non credo che il mio arrivo le facesse molto piacere. Ma dopo ne fu contenta, le facevo molta compagnia. E le ero utile in tante piccole cose. E la poveretta me ne era molto grata, per la verità. E così cambiò il testamento, Questo me l'avete detto voi, perché io non ne sapevo niente. Lo sapete a favore di chi era il primo testamento? Ma se non ne conoscevo neanche l'esistenza. Del comune, signorina, per la costruzione di un asilo. Mi spiace, ma non è colpa mia. Non rammaricatevi troppo, non è detta l'ultima parola. Signor Scott, non riesco a spiegarmi la ragione dei vostri sospetti, né dei vostri sarcasmi. Vi assicuro che sono del tutto fuori posto. Anche se non vi chiedo scusa, vi prometto di controllarmi. L'hanno mandato dal laboratorio. Grazie. C'è Parker al telefono. Grazie, digli che vengo subito. David, vorrei parlarti un minuto. Aspettatemi di là, sulla veranda. Che te ne pare? Non saprei. Ma che ne pensi di quelle impronte? Non credo che siano del colpevole. Né che il colpevole sia venuto da fuori. Prova un po' tu. Vedi cosa puoi ricavarne. David. No, aspetta. Sii prudente. Adesso mi arresteranno, vero? Scott non farà un simile errore. Non mentire. Ma perché? Che è successo? Neanche io ne so molto. Eccetto che tutti possono essere stati meno che Tony. Ma allora non ho detto niente di Tony, come mai? Non vuol dire nulla. E pensare che era inutile agitarmi tanto. Ti ha chiamato stamane da Chicago. Tony? E sei certo? Il suo nome è Laredo, no? Me l'ha detto Scott poco fa. È stato uno degli agenti a ricevere la telefonata. Beh, ha telefonato. E con questo? Sarebbe un buon alibi per lui. È un'altra cosa. La zia è morta. E c'è una bella eredità. È naturale che sia interessato. Sarà pronto a ripresentarsi. Ha telefonato da Chicago. Ma non potrebbe esserci tornato in aeroplano? È quello che sta cercando di controllare Scott. E ne ha interessato la polizia di là. Se questo alibi tiene... Che altro hanno saputo sul suo conto? Che non è mai stato tuo marito, per esempio. Perché mi hai mentito? Mi vergognavo. Non sapevo che dirti. Ma non ti avevo chiesto niente. Ma non lo so. Tu parlavi sempre di tua moglie, della tua posizione, dei tuoi legami. E che cosa speravi mentendo? Ti prego, cerca di capirmi, David. Io... Non abbiamo il tempo di litigare. Farò tutto il possibile, qualsiasi cosa. Credo che ci vorrà un avvocato, ma non ho soldi. Ci penserò io. Te li renderò. Non dire sciocchezze. Ce n'è uno a San Francisco. Henry Willis è l'uomo adatto. Ma non basta. Tu devi fare qualche cosa di più. Ma lo sai che ho le mani legate. Che cosa vuoi che possa fare io? David, e se il procuratore dovesse affidare a te questo caso? Non lo farà. Ha già fatto sapere che ci penserà lui. È appunto questo che mi spaventa, non lo capisci? Vorresti che assumessi l'accusa contro di te? E come proteggermi meglio? Potresti ritardare l'istruttoria e nel frattempo si troverebbe il colpevole. Beh, vedrò quello che si può fare. Abbi coraggio. So che mi aiuterai, David. Lo sento. Comunque è molto difficile che io possa... Attenta. Aspettate lì. Niente confessione? Mi meraviglia. Il signor Marshall è stato molto gentile. Perché non sa sul vostro conto tutto quello che so io. Ho appena parlato con un vostro vecchio amico di Chicago. Un certo Laredo. Dice che vorrebbe molto aiutarvi, ma che adesso è senza soldi. Aiutarmi? E perché? Gli ho detto che stamani vi arresteremo. Ma c'è stato un furto, sono spariti dei gioielli. Oh, li ritroveremo. Sidney, venite. Si tratta di una telefonata di ieri sera. È interessante. Dite, Sidney.
Oh, scusatemi, signorina. Era una voce che conoscevo bene, ma vi telefonava sotto diversi nomi. Ho tanti amici che mi telefonano. Quell'uomo che incontraste al cancello. Chiamiamolo il signor X. Telefonò poco prima delle 9, ma la comunicazione fu interrotta. Poi richiamò e rispondeste voi. È successa una cosa terribile, diceste. Vieni subito. Allora mi sembrò senza importanza, ma adesso no. E avete ragione. Anche i giurati la penseranno così. Ve ne rendete conto? Non parlerò fino a che non ho visto il mio avvocato. Bene. Vogliamo andare? Posso prendere la borsa? Non vi serviranno. David, fammi un favore. Porta giù Sidney e fai mettere a verbale le sue dichiarazioni. Bene. Quanto mi spiace. Ma è sempre stato un tipo così strano e riservato. E poi quel suo insistere che la casa era minacciata dai ladri. Quasi volesse preparare terreno. Comunque è sempre stata buona con me. Credete che sia davvero colpevole? Questo non può dircelo che il tribunale. Sì, giusto. Ci siamo. No, non c'è pericolo di sbagliare. È tutto chiaro come la luce del sole. Non potevano che rinviarla a giudizio. Ma avranno elementi per condannarla? Dopo che sono stati ritrovati gli smeraldi non c'è più dubbio. Non è vero, signor procuratore? Ma lo vedremo al processo. Uè! Vi siete già messo in movimento, avvocato illustre. Mi dispiace. Devo parlare qui ai cronisti. Ho delle novità. Oh, davvero? Interessanti. Piuttosto. Che ci dite, avvocato? Quella zecca Garbugli. E chi è? Willis, l'avvocato della Jordan. Ah, è lui, Willis. Sì, è un volpone, ma non ce la farà. Buono il caffè oggi. Bene. A proposito, signor procuratore, poco fa ha telefonato vostro fratello. Richiamatelo. Ci vediamo. Dai. Sapete, stavo pensando poco fa che se questo processo non vi interessa... Ah, verrà anche la tua volta, David. Avete l'aria piuttosto affaticata. Ed è un'ottima stagione per la pesca. Ed anche per la caccia, vedrai. No, mi piace questo processo. Non insisto. Pronto, Alex? Come va? Ti serve qualcosa? L'affare Jordan. Ma ce l'ha già un avvocato. Vuoi scherzare? Dico, sei diventato matto. Lo sai quanto ci tengo a questo processo? Oh, questa poi. È così che mi sei grato di tutto quello che ho fatto per te da quando ti sei laureato. A chi è venuta quest'idea? Già si capisce, Henry Willis. Questa è la più sporca... Se non mi mettete al corrente non so che dirvi. Oh, è semplice. Devo rinunciare. Willis ha preso mio fratello nel collegio di difesa. È un'ottima trovata. È vero. Ha paura di me ed è riuscito a togliermi di mezzo. Oh, mi spiace molto. Non te ne andare, uomo fortunato. Eccoti l'occasione che cercavi. Ed è un'occasione coi fiocchi, perché devi batterlo. Devi riuscirci. Il procuratore è molto ben visto e avrebbe avuto troppa influenza sui giurati, mentre non abbiamo granché da temere da questo signor Marshall. È stata una vostra idea? No, a dire il vero, è stato un consiglio di un vecchio amico. Del nostro vecchio amico anonimo. Quello che ha mandato $5,000 per la vostra difesa.
Egregio avvocato, un'abile mossa sarebbe quella di mettere il procuratore in condizione di non poter assumere l'accusa, includendo fra i difensori suo fratello, un modesto avvocato del luogo. Sono certo che ve ne avvantaggereste molto. L'amico anonimo mi sembra piuttosto svelto, no? Non si può negarlo. Vedete, la situazione è vantaggiosa per due ragioni. Abbiamo all'accusa un uomo che non ci spaventa e nello stesso tempo ci ingraziamo la giuria con l'assistenza di un avvocato locale. E poi così avrò qualcuno che mi dà una mano. Non mi piace lavorare troppo. In quanto a Marshall non direi che sia molto sicuro che siete colpevole. Non avrebbe accettato. Oh, non illudetevi. È bene il suo mestiere, no? E voi non me lo chiedete se sono colpevole? Perché dovrei farlo? Non mi interessa. E non ho voglia di sapere. Io lavoro così. Per me il mondo è pieno di agnellini innocenti e io sono il loro avvocato. Ma certe cose non dovreste saperle nel mio interesse? Vedete, ci sono due tipi di criminali, i coscienti e gli incoscienti. E questi ultimi spesso non sono che degli anormali, degli schizofrenici. In loro la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Continuate. Non dico che voi siate una schizofrenica, ma piuttosto che lo siamo assieme. Io sono la mano destra che non deve sapere ciò che la sinistra ha fatto o sta facendo. Se lo sapessi, potrei sentirmi colpevole, imbarazzato. È evidente e credo che ve ne rendiate conto anche voi. Sentite, se in seguito dovessero esserci delle difficoltà e se mi fosse assolutamente necessario sapere qualcosa, ne riparleremo. Siete soddisfatta? Come volete. Comunque state tranquilla perché avete un sacco d'avvocati dalla vostra parte. Non è vero, forse? Questa è certo la trovata di un avvocato. Se non avete niente altro da dirmi, io vorrei... Aspettate. C'è una sola cosa che mi interessa sapere. Chi è? È il signor X? Quello che stanno cercando? Quello delle orme e delle telefonate? Me ne siete già dimenticato. La destra non sa niente della sinistra. D'accordo. Volevo sapere come stiamo a questo riguardo. Quanto possiamo contare su di lui? Possiamo contarci. È molto che non la vedo, se è questo che ti tormenta. Non sono venuto a casa perché ho avuto da fare. Non è stato facile formare quella giuria. David, stamane sono stata in banca. E già che mi trovavo lì, hanno approfittato per farmi firmare l'estratto conto. E allora? $5,000. Ti è costato tanto liberartene o è soltanto il principio? Il principio, la fine, non lo so. Ma tu devi restarne fuori. Riguarda anche me se è una donna di questo genere. No, non credere che mi abbia ricattato. È nei pasticci. E ho dovuto aiutarla. I soliti pasticci? No. È qualcos'altro. E tu la credi, naturalmente? Sicuro che la credo. Non è che se ne approfitti perché tu hai famiglia o per la tua posizione. Dove vuoi arrivare? Perché non cerchi di saperne di più su di lei? È facile. Papà ti ha già fatto seguire da un agente. Che cosa? Oh, non volevo dirtelo, ma forse così scopriremo qualcosa che tu non sai. E che avete scoperto finora? Niente, ti assicuro. Solo che una sera stavi in macchina con lei. E che altro? Niente. Era buio, lei aveva una sciarpa. Sì, una sciarpa piena di lustrini. Caro, io non volevo, è stata un'idea di papà. Sì, è vero. Credici, David. Noi non vogliamo che aiutarti. Non ho bisogno di niente, grazie. Patrizia, è meglio che tu vada. David, io non intendevo.
Arrivederci. Il punto è che non mi sembra che tu pensi al processo giorno. Ed è la migliore occasione della tua carriera. Non temere, ci penso. Volevi altre prove, le hai avute. Il tempo non ti è mancato. Eppure tu agisci come se il tuo sogno fosse di non farne niente. Non è vero. Lo voglio ben sperare. Ma non devi neanche dare questa impressione. Tieni sempre presente la giuria. E rammenta, questi casi in cui l'imputato è una donna sono molto delicati. Farò del mio meglio. Vuoi che riguardiamo il discorso d'apertura? Lo sentirai domattina. Salve, Donny. Buongiorno, signor Scott. Domani è la gran giornata, eh? Già. Ci vediamo in aula. In bocca al lupo. Grazie. Il perché, il come, il dove e il quando di questo delitto e quale debba essere la pena. Ed è solo di quest'ultima che ancora non vi ho parlato. È inutile che vi ricordi, signore e signori, quanto sia stata laboriosa la formazione di questa giuria. A suo tempo, a ciascuno degli eventuali giurati, io ho fatto una domanda. Credete nella pena capitale? E voi avete risposto affermativamente, o altrimenti non sareste qui. Pensiamo prima di mostrare che è colpevole, poi alla pena. Ma forse ognuno di voi si è detto, non è colpevole, e quindi non dovrò condannarla a morte. Ma voi, signora Escher, e voi tutti signori della giuria, vi convincerete che Thelma Jordan è colpevole. Osservate la signora Escher. E nessun pregiudizio né religioso né umanitario potrà impedirvi di pronunciarvi per la pena capitale. Voi dovete essere freddi e risoluti in questo caso. Come lo è stata l'imputata nei riguardi della sua vittima. Una vita per una vita. Questo tenere ben presente. Il primo teste per l'accusa è il signor Charles Griffith. Troppo lungo e confuso. E poi perché parlare della pena di morte? Lo sai che è una questione che si presta ad infinite discussioni. È stata una sfida alla giuria. Sì, forse mi sono lasciato un po' andare. Starò più attento. Ve lo dicevo io che non c'era da aver paura. Ne siete certo? Non avrebbe potuto scegliere giurati più adatti. E la signora Escher, ad esempio, è evidente che non lo posso offrire. Ricordatevi il signor Marshall nelle vostre preghiere. Lo farò. Beh, fra un'ora ci saremo di nuovo e per l'ultima seduta, spero. Che ne dicono i ragazzi della stampa? Ormai tutto l'interesse è puntato sul signor X. Naturale, è il nostro punto debole. E doveva essere il nostro punto forte, invece. Ah, io non ne ho colpa. Non toccava certo a me scoprirlo. Ho commesso degli sbagli e mi spiace della signora Escher, ma so che ho fatto del mio meglio. Oh, non ne dubito. E allora che cosa vuoi da me? Non l'ho chiesto io questo incarico. Sì, lo so, David. Prove ce ne sono, no? Vedrai che basteranno. Ma quante di tali prove resistano ancora? E Willis ha saputo difendersi molto bene. Hai sentito stamane? La rivoltella e gli smeraldi possono essere stati messi in quel vaso dall'assassino che intendeva ripassare a riprenderli. È un'assurdità. Eppure i giurati ci crederanno. Comunque, David, questa sarà l'udienza decisiva. E dovrei cercare di usare bene le nostre nuove munizioni. Bisogna vincere a tutti i costi. Non preoccuparti. Mettila di fronte al suo passato. Non ti sfuggirà. L'avvocato mi ha detto di non parlare a nessuno. Sarò io a parlare. E comunque vi assicuro che non avete niente a temere. È la verità. Vai pure. L'uso vuole che ti venga offerta la clemenza contro una confessione.
Approfittane, Jordan. David, come ho atteso questo momento. In aula mi guardi con un tale odio e non mi sembri più tu. Ci sono costretto. Oh, ma alle volte mi pare che sia vero e ne sono spaventata. E perché ti pare che sia vero? Tutte quelle prove, non ne hai dimenticata neanche una. Certo, sono parse troppe anche a me. Ah, lo immaginavo che avresti finito per non credermi più. No, non è questo. È che non so se riuscirò nel mio intento. Ma certo che ci riuscirai dopo tutto quello che hai fatto. Ma anch'io ho paura. Di che hai paura? Di quello che ancora dovrai dire contro di me. Non ha importanza se dici la verità. Lo sai che non posso dirla. Quale verità non puoi dire? Ma di te, di me, di Sidney che stava arrivando e tu che dovevi scappare, lo sai. E allora te lo chiederò in un modo diverso. Quali altre verità non puoi dire? Non ti capisco. Devo sapere certe cose del tuo passato. Ti ho già detto tutto, David. Anche di quando facevi la hostess in quell'albergo? Ma non so. E allora questa deve essere un'altra Thelma Jordan. Una retata di giocatori d'azzardo. Ce l'ha inviata la polizia della Florida. Questa bionda aveva dato un nome falso. Non sei tu? No. Non sei molto convinto. Ma non sono io, David, non sono più così. Smettila di fare la commedia. Forse ai tempi di Tony, ma non più adesso. E il passato è la premessa del futuro. Te l'ha detto mai nessuno? Perché sei venuta a stabilirti con tua zia? Per avere il suo denaro? Non è vero. Tu eri nata per fare l'attrice. Quella era la tua carriera. Basta, David. In aula non potrai dirmi basta, David. Sì, ed è questo il pensiero che mi terrorizza. E ho appena cominciato. Che altro c'è? Non fotografie, fatti. Anche se possono sembrare coincidenze. La tua vita brillante col signor Laredo. Strano, ma ovunque siate passati c'è stata una scia di truffe, ricatti. Coincidenze, l'hai detto tu stesso, non puoi farmene colpa. E che ne dirà la giuria? David, guardami. Non sono così, te lo giuro. Sfortunatamente la giuria non ti guarderà coi miei occhi. Che cosa farai? Punterò sul signor X. Speriamo che vada. Non c'è altro da fare. Coraggio. Pronti? Avete ottenuto niente? Ah, me lo immaginavo. Alla difesa il suo ultimo teste, Thelma Jordan. La difesa rinuncia a questo teste. L'accusa ha qualche obiezione? Mi appello per il mio diritto al contraddittorio, vostro onore. Diritto? Ma di quale diritto va cianciando l'accusa? Ho il diritto di appellarmi. Di appellarvi per qualche cosa che non esiste? Solamente se io interrogo l'imputata si potrà parlare di contraddittorio. E non altrimenti. Se l'accusa ha provato una delusione, non ne sono io il responsabile. Vi assicuro che sarei ben lieto di sottoporre ad un interrogatorio la mia cliente. Ma esporre questa donna agli attacchi malevoli dell'accusa vorrebbe dire... Questo che... è un attacco personale, non ha niente a che fare con la mia richiesta, vostro onore. Ebbene, mi rimetto interamente al vostro giudizio. Avvocato Marshall, come ben sapete, l'imputata non può essere obbligata a deporre. Non è lei che deve provare che è innocente, ma voi che è colpevole. Grazie, vostro onore. Come stavo dicendo... Non ho intenzione di procedere a un interrogatorio della mia cliente, ma se dovessi farlo mi limiterei ad una domanda. Siete stata voi ad uccidere vostra zia? Ma la risposta, signori, è ovvia, il suo sguardo non sarebbe così fermo. Ogni altra domanda sarebbe inutile, ad eccezione di una. Quella che vedo in tutti i vostri occhi, signore e signori. Che cosa è riuscita in fondo a provarci finora l'accusa? Che
Vera Edwards è stata uccisa a scopo di rapina, su questo non c'è dubbio, ma non direi che abbia saputo andare più in là. Nella prima delle nostre udienze l'accusa ci aveva promesso il perché, dove, quando e il come di questo delitto, ma si era dimenticato una parola, il chi. Una piccola parola che non si spiega con degli indizi. Ci risiamo. Arriva il signor X. Ecco la domanda che vedo nei vostri occhi, signori della giuria. Se non è stata lei, chi è stato? Chi è stato? Anch'io me lo domando, anche la mia cliente. Se non sono stata io, chi è stato? L'accusa ha cercato stranamente di provarvi che nessun altro ha potuto commettere questo delitto. Ma io vorrei che leggessimo un punto del verbale di istruttoria. Posso averlo un momento, vostro onore? Non preoccuparti, tutto è a posto. L'accusa ha insistito molto sul fatto che, avendo il signor X telefonato pochi minuti dopo le 9, egli sicuramente non poteva essere l'assassino, perché il delitto in quel momento era già stato consumato. L'imputata non aveva forse detto: è successa una cosa terribile? Ora questo potrebbe sembrare un ragionamento assolutamente perfetto. Ma voglio leggervi che cosa ha detto il medico legale, il dottor Griffith. Domanda del giudice istruttore. Quindi voi affermate che la morte deve farsi risalire sicuramente a non prima delle 8 e non dopo le 9 di sera? Risposta del dottore. Senza alcun dubbio. Fra le 8 e le 9, avvocato Marshall. Quindi, signori della giuria, non è affatto da escludersi che il signor X sia stato prima in quella casa e vi abbia poi telefonato alle 9, né che sia lui il vero colpevole. E Thelma Jordan, rivedendolo poco dopo, avrà forse cominciato ad avere qualche dubbio sul suo conto. Perché, d'altra parte, finse di dormire? Era paralizzata dal terrore? Perché non diede subito l'allarme? Era disperata per la sua scoperta? Oppure voleva cercare di salvarlo? Chi lo sa? Chi può dire di conoscere il cuore di una donna? Ma, signore e signori, se nella vostra mente c'è il minimo dubbio, se voi pensate anche solo per un attimo che il colpevole possa essere un altro, e se vi è una sola possibilità su mille che ciò sia vero, non potete condannare Thelma Jordan. La difesa ha terminato, vostro onore. Il gioco è fatto. Un evviva al signor X. Andiamo, Jordan. Oggi saprai la tua sorte. Auguri, Thelma. Se te la cavi, baciami il tuo difensore. Sì, dagli un bacio anche per conto mio. E se incontri il signor X, portacela a far conoscere. Auguri, Thelma. Beh, Jordan, se non torni ci mancherai. E se torni, credo che dovremmo fare un viaggetto insieme. E forse allora che deciderai a farmi qualche confidenza. Thank you.
volta che facciamo questa passeggiata. Della Corte Superiore, l'udienza è aperta, presiede il molto onorevole giudice Richard Hancock. Prego, sedete. La signora Escher ha pianto, ci sono speranze. Signori della giuria, avete formulato il vostro verdetto? Sì, vostro onore. Sia data lettura del verdetto. Il popolo dello Stato di California contro Thelma Jordan imputata. Ruolo 124-1206. Noi, giurati nel succitato procedimento, riteniamo l'imputata innocente. È un errore madornale. Ma non prendertela, non è stato inutile. La prossima volta avrai più esperienza. Mi spiace, David. Hai l'aria così stanca. Bisognerà che parliamo io e te, eh? Ti chiamerò domattina. Qualche dichiarazione, avvocato Marshall? No, niente. Qualche volta bisognerà segnarsi anche a perdere. Il fatto è che si può vincere perdendo. Non è vero? Non so cosa vogliate dire. Può darsi. Può darsi che mi sbagli. Rispondi. Perché? Saranno altre congratulazioni. Beh, almeno stacca il ricevitore. E ora rispondi. Non farlo aspettare, poveretto. Pronto, David? Pronto? Sì, David. Sì. Sì, se ne sono andati. Ma non puoi venire qui. No, no, è pericoloso. No, David, abbi pazienza, è meglio che aspettiamo ancora qualche giorno. Ti ha chiesto se io ero qui? No. Ma perché sei venuto? Non era così che avevamo stabilito? O c'è qualche cosa che ti ha fatto cambiare idea? L'avevamo stabilito molto tempo fa. Non poi tanto. Non ho la memoria così corta. La verità è che c'è qualche cosa di nuovo. È inutile che cerchi di fingere. Dimmi pure chiaro e tondo che cosa hai in mente. Ma niente, Tony, è solo che non voglio vederlo, ecco tutto. O che lui non veda me. Avanti, tira fuori la verità. Non mi capiresti, Tony. Voglio andarmene di qui. Naturalmente, è un posto pieno di ricordi. Tony, ti prego, non voglio che ci trovi assieme. Perché non me lo hai detto che ne eri innamorata? Non lo ero. Era Scott che dovevi raggirare. Era lui che dovevi preparare all'idea del furto. Ed ecco che ad un tratto salta fuori questo David. È andata diversamente. E non è stato forse meglio? Ah, certo. Una figura di secondo piano, sposato e con bambini.
un genere più facile. Dunque, non ne sei innamorata, eh? Per niente. E perché tanti scrupoli, allora? Perché so che mi ama. E ti commuove tanto? Anch'io ti amo. Specialmente ora. Ora che sei ricca? Eh sì, non nego che sia molto più comodo. Ma è stata una tua iniziativa. Io volevo solo gli smeraldi. E tu hai voluto aggiungere anche una buona rendita. E credi che sia disposto a rinunciarvi? La cederò a te, Tony. Ti darò tutto quello che vuoi. Ma tra noi due deve essere finita, intesi? Mm-hmm. È un po' pericoloso, però. Non vorrei dover spiegare la tua generosità. Meglio restare assieme. Vieni qui e vedrai che ti convincerò. Vai subito giù e trova il modo di liberartene e poi ce ne andremo via. E rammentati che il giudice sarebbe sempre lieto di sapere di chi erano quelle orme e chi è il signor X. Thelma, dammi la bottiglia. E non scomodarti a chiudere. Scusami, sono dovuto venire. Qui c'è qualcuno. Sì, c'è Tony. Tony? Vieni con me, David. Qui dentro. Dove ti ho raccontato tante menzogne. Che c'è? Cos'è successo? Che Tony ed io ce ne andiamo assieme. Non ci credo, Thelma. Hai creduto a tutto quello che ti ho detto. Non voglio parlare del processo, è finito. Perché è qui, Tony? Perché eravamo d'accordo. Eravamo d'accordo, io l'ho sempre amato. Non è vero. Tu menti. No. Forse lo sentivi fin dall'inizio qual era la verità. Ma tu hai fatto di tutto per non crederci. Vuoi forse negarlo, David? Non so che stai dicendo. Avevi paura di capire e di dover rinunciare a me. È vero. L'ho uccisa io, da quell'angolo laggiù. Ma non sapevo del testamento e volevo solo i gioielli per Tony. Non è vero, Tony? Continua. Mi spiace di averti interrotto. Potresti anche aiutarmi, non è facile. Mi sorprese alla cassaforte. Aveva una rivoltella. Ti giuro che non avrei voluto ucciderla. Ma in quella situazione non seppi fare altro che sparare. Tu, Davide, facevi parte del nostro gioco. Eri una pedina. Sì, hai ragione. Forse l'ho sempre sentito che eri tu la colpevole. Per quanto sospettassi di lui, l'avrei forse uccisa standomene a Chicago? O volete dire che lei ha solamente tirato il grilletto? Povera innocente. Comunque sia, d'ora in poi la lascerete in pace. No, vi sbagliate di grosso. In questo affare io devo avere la mia parte. Vi conviene dimenticarvene. Altrimenti che succederà? Si può ancora trovare il modo di farvi finire sotto processo. E voi dove andreste a finire, signor X? Ma è inutile, Davide, non vedi? Ma sì che vede. Vede benissimo che quando uno sta nella sua posizione ha ben poco da fare lo smargiasso. No, Davide, è armato! Chi te l'ha fatto fare? Non eri tu, era Scott che doveva trovarsi al tuo posto. Ma tu gli hai rubato la parte. È vero? Prendi la tua roba. We'll be right back.
Poi dopo un bel viaggio nel Sud America andremo in Europa. Parigi, la Riviera, che cosa ne dici? Purché sia lontano. Fra un po' ci fermeremo a bere qualche cosa, ti sentirai meglio. Sto benissimo. Dammi una sigaretta, Tony. Avevi ragione, è stato difficile, ma è meglio così. E lui se l'è cavata anche troppo bene. Sì, ha solo perduto la moglie e la famiglia. Ma riavrà tutto, vedrai. E noi che cosa riavremo? Riavremo noi stessi. La vita che ci piace. Sarai di nuovo elegante e gli uomini ti rifaranno la corte. Sarà come una volta. E meglio ancora. Niente più problemi. Niente più problemi. Non mi abbandonerai più? Non ti abbandonerò. È nuovo? E senza dediche. Bello. Confessioni volete? Non è stato un incidente. No, non è stato un incidente. E ora avete due confessioni. Ha confessato tutto. Eccetto chi è il signor X. Perché non glielo dite? Gli voglio bene. Ecco perché. Non potevo più stare con Tony, dopo ciò che avevi fatto. Ma ormai è finita. Ho lottato per tutta la vita. Ed ecco, ora è finita. Non stancarti, cara. Forse io sono due persone. È vero, David? Non credi che forse si possa lasciarne morire una? Dottore. Intervento disperato. Non occorreva che tu uscissi. Lo sapevo, David. Lo sapevo da circa un'ora. Strano quanta luce può venire da dei piccoli lustrini.
sciarpa della ragazza con cui ti videro in giro. Della ragazza che hai voluto salvare ad ogni costo. E non occorre che ti dica il perché, perché credevi in lei. L'amavo. Questa è la verità. E che farai adesso? Non lo so. Me ne andrò via. E cercherò di ricominciare. Lo sai che cosa significa? È l'espulsione. Non potrai più esercitare. Mi spiace, ma io dovrò fare il mio rapporto. Ci ho pensato io. Sono già stato dal procuratore. Avrei dovuto immaginarlo. Senti, telefonerai tu a Patrizia? Sì, non ci pensare. Dille che un giorno o l'altro avrò il coraggio di farmi vivo. Su lei puoi contare, lo so. Ma soffrirà molto. Addio, David. Buona fortuna.